Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza edizione di Sciabba K Festival. Saluto con grande piacere tutti gli ospiti intervenuti, i relatori del tavolo della presidenza, il pubblico, le autorità presenti in sala. Parte questa mattina la maratona che si snoderà per 3 giorni lungo i consueti itinerari della storia, della cultura, del sapere, delle esperienze, del grande patrimonio artistico e culturale della nostra regione. Si dà il via con la professoressa Giovanna De Sensi Sestito, che approfitto per salutare e ringraziare, che ci condurrà lungo i percorsi della Calabria antica, crocevia del Mediterraneo, e con il professor Fabrizio Mollo, che ci farà da guida lungo gli itinerari archeologici della Calabria, che accomuno ai saluti e ai ringraziamenti. L'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, che indegnamente rappresento, è veramente felice di salutare e ringraziare il professor Florindo Rubettino per questa grande fatica e perché insieme alla sua famiglia ha voluto organizzare per la nostra città queste giornate così ricche e splendidamente animate da prestigiosi studiosi, stimolanti appuntamenti e testimonianze che raccontano della nostra terra. Sciabbaca per me era una rete, una semplice rete dei nostri pescatori che dalla riva cercavano di imbrigliare nelle sue maglie un quasi sempre magro bottino. Oggi Sciabbaca rappresenta per Soveria Mannelli un parete di tesori, di esperienza, di racconti, di viaggi attraverso la memoria, con il chiaro intento di puntare su questi inestimabili valori per cercare di rilanciare e ricostruire un futuro per la nostra regione fatto di primati, così come testimoniato dai resti fastosi del nostro passato. Sono certo che Sciabbaca Festival susciterà l'interesse che merita e contribuirà a rinforzare quel sentimento di calabresità che a volte irrompe prepotente in ognuno di noi, ma che spesso invece nascondiamo colpevolmente per la tavica incertezza della nostra attuale condizione. Rinnovo gli auguri per un successo strameritato, ne sono certo, e quindi passo rapidamente la parola al patron della manifestazione, il professore Florindo Rubettino. Grazie. Grazie Sindaco per le belle parole, grazie a tutti voi che siete qui, grazie ai due relatori che avremo oggi. Sciabbaca continua a tessere la sua rete, continua a creare relazioni, continua a connettere punti sparsi, persone, temi e luoghi che vogliamo tenere insieme in questa nostra rassegna. Siamo alla terza edizione, come diceva il Sindaco. Abbiamo scelto, come sempre molto bene diceva il Sindaco, il simbolo della rete, della sciabbaca, per tante ragioni. Ovviamente perché la rete è una immagine di quello che servirebbe sempre nei nostri territori, ma molto più in generale nel mondo. La rete significa connettere, collegare, e la rete è anche un simbolo del Mediterraneo, questo mare che ci circonda, questo mare che ha bisogno di apertura in un momento in cui tanti sembrano voler alzare muri, voler alzare barriere. Tornare alla storia del Mediterraneo ci aiuta anche a ricordare tante cose che ci possono essere utili per l'oggi. E poi ci è piaciuta l'idea della rete, che è un simbolo marinaro naturalmente, per un territorio interno come il nostro, anche perché qui vogliamo, anche in questo caso, vogliamo creare un cortocircuito, vogliamo dimostrare che dalla Calabria interna, che spesso viene immaginata come un luogo periferico, come un luogo abbandonato, come un luogo da cui andare via, invece si può ricostruire qualcosa, sempre appunto se si tengono insieme tante cose. Abbiamo messo insieme un programma molto ricco che potrete vedere, sfogliare, e mi auguro che parteciperete numerosi alle nostre iniziative, e vogliamo
provare il filo comune che tiene insieme tutti gli eventi che sono culturali, ma sono anche di altra natura, è quello di provare a leggere con lenti diverse, con prospettive nuove, questa regione, questo territorio, il Mezzogiorno e il Mediterraneo. Abbiamo anche novità importanti, quest'anno abbiamo voluto aprire Shabaka Kids, che è un programma di eventi e iniziative per i più piccoli, e iniziamo con questa lezione inaugurale. E anche qui, come abbiamo fatto lo scorso anno la lezione inaugurale, abbiamo messo al centro le minoranze linguistiche. Quest'anno abbiamo voluto mettere al centro la storia che viene dal passato, l'archeologia e la storia antica, perché come l'anno scorso eravamo convinti che le minoranze linguistiche sono un tesoro di cui molto spesso non ci accorgiamo. Noi siamo una regione che ha 3 minoranze linguistiche, l'unica probabilmente, sicuramente in Italia, e queste minoranze costituiscono una cosa di cui non ci rendiamo conto che può generare valore. Allo stesso tempo l'archeologia, la conoscenza della storia antica è una risorsa, un giacimento straordinario per la nostra regione. La storia è stata prodiga con la nostra regione da questo punto di vista. Ogni giorno escono fuori nuovi tesori, greci, bretti, romani, medievali. Però bisogna, e questo è un invito che faccio soprattutto ai ragazzi, e li ringrazio per essere qui, prima di tutto bisogna conoscerli, bisogna studiarli, bisogna appropriarsene, bisogna difenderli e bisogna valorizzarli. Tutte queste cose insieme, quello che vogliamo, è l'invito che vogliamo lanciare qui, lo facciamo con Giovanna De Sensi Sestito e Fabrizio Mollo, che sono due autorevolissimi esponenti di questo, oltre che studiosi, esponenti di questa militanza, posso dire, civile, da questo punto di vista. Questo è un festival che Rubettino da solo, grazie ai suoi collaboratori, propone su questo territorio. Però dobbiamo dire anche tanti grazie a chi ci sostiene, a chi ci è stato vicino, al comune naturalmente, a tutti i partner che troverete indicati nei materiali di comunicazione, alle scuole che sono qui, alle forze dell'ordine, ai volontari, a tutti i collaboratori della casa editrice. Senza di loro questo evento non sarebbe stato possibile. Mi fermo qui, lascio la parola ai due relatori, inizierà dalla professoressa Giovanna De Sensi Sestito e poi seguirà il suo intervento il professor Fabrizio Mollo. Grazie. Io ringrazio, accesso no? Sì. Ringrazio dell'invito a partecipare a questa rassegna, questo festival che è un'occasione straordinaria per riflettere su cosa si muove di bello, di ricco, di importante nel nostro territorio calabrese, che c'è e che noi spesso da calabresi non vediamo. Ogni tanto avere dei riflettori puntati sulla ricchezza culturale, di umanità, di tradizioni, di storia che il nostro territorio racchiude, significa ridare coraggio a tutti i calabresi, e credo che questo sia il principale merito di questa rassegna, invitare i calabresi a riflettere su se stessi. E io colgo l'occasione di questo invito per fermarmi sulle tante parole importanti del tema segnato: Mediterraneo, crocevia, rete, tesori. Ciascuno di questi termini ci invita ad una riflessione profonda, a cominciare da Mediterraneo, che è tornato ad essere oggi centro, purtroppo, per le vicende dei migranti, per i tanti migranti che ci lasciano la vita e per la via di salvezza che attraverso il Mediterraneo cercano. Ma il Mediterraneo, la sua centralità, è per motivi ben più nobili, ben meno drammatici, l'ha sempre avuta. L'ha avuta soprattutto nell'età antica, fino a quando, col periodo romano, era tutto un unico bacino, ma l'ha avuto ancora fino all'età medievale. Pensiamo alla lezione
di Fernand Braudel sul Mediterraneo come chiave di lettura anche di tutta la politica e la storia dei paesi che ruotano intorno. Questo Mediterraneo per noi, non so se è stata messa un'immagine, io ho portato solo l'immagine del Mediterraneo perché non serve altro, poi ci sarà Fabrizio Molla a mostrarvi cose calabresi. Questo Mediterraneo, come lo vediamo, parla da sé, non perché non fosse sotto gli occhi di tutti l'immagine del Mediterraneo, ma averla davanti per un pubblico prevalentemente di studenti credo che sia utile per capire come fino a quasi due secoli fa tutta la civiltà si è sviluppata intorno al Mediterraneo e per capire come anche oggi che i centri di potere stanno altrove, sull'Atlantico, sul Pacifico, la Russia non ha esitato a fare un blitz e impadronirsi della Crimea per avere il suo piccolo accesso al Mediterraneo. Quindi una sua centralità la mantiene e la mantiene soprattutto sul piano della sua storia, della sua cultura, di quello che ha dato e può continuare a dare alla società contemporanea. Diceva Socrate, o almeno Platone fa dire a Socrate nel Fedone, che mi sono portata la frase, dice: noi i greci, noi abitiamo intorno al mare, dal Fasi alle colonne d'Eracle, come formiche e ranocchie intorno ad una palude, ad uno stagno. È l'immagine significativa di una presenza greca che si è diffusa su tutte le coste e che è quella che questa cartina geografica del Mediterraneo un po' rappresenta, diciamo, ottavo, settimo, inizi sesto secolo. Poi le cose si evolvono diversamente, però è una riflessione che ci fa capire la centralità del mare, di questo luogo, di questo spazio, che è uno spazio geografico, ma è anche uno spazio in cui si è sviluppata la realtà delle società antiche. È uno spazio immaginario, riempito di immagini, suggerite dalla stessa frase di Socrate che vi ho detto. Il Fasi è il fiume dell'Armenia, della mitica Colchide, dove si erano recati, si era recato Giason a rubare il velo d'oro, quindi l'estremo oriente, e le colonne d'Eracle, Gibilterra, dove Eracle si era recato a fare la sua decima fatica, rubare le vacche del sole per riportarle a Corinto, a Micene. Quindi diciamo uno spazio geografico riempito di realtà di vita, spesso difficili, non meno dei viaggi dei nostri ospiti, spesso indesiderati, da troppe persone indesiderati che arrivano da fuori, quindi viaggi difficili e viaggi rivissuti nell'immaginario, nell'immaginario degli Argonauti, nell'immaginario di Ulisse, nell'immaginario. E noi ci stiamo in mezzo. Questo voleva farvi vedere alla cartina, che l'Italia meridionale e la Sicilia, in questo Mediterraneo che da una parte all'altra è stato il teatro e lo spazio geografico della storia per molti millenni, l'Italia meridionale e la Sicilia ci stanno in mezzo. Sono stati un luogo di passaggio obbligato, un luogo di riferimento geografico, con porti, con isole, promontori, foci di fiumi, un punto di riferimento obbligato per chi navigava senza bussola e senza altre strumentazioni, è un punto di appoggio per rifornimenti di acqua, di generi di prima necessità, di viveri, quindi luogo di primi, di scambi.
e quindi di dialogo, di culture. È stato sempre crocevia e non dall'VIII secolo, come la colonizzazione greca ormai ci fa capire, ma da molto tempo prima. Perché da molto tempo prima le nostre regioni, in particolare parliamo della Calabria, ma il discorso non può essere settorializzato a tal punto da escludere le altre parti vicine, erano già abitate da comunità che sono entrate proficuamente, spesso proficuamente, qualche volta loro malgrado, in contatto, in dialogo, in scontro con questa realtà che si muoveva nel Mediterraneo. Oggi si parla molto di mobilità mediterranea e si risale indietro nel tempo. Possiamo risalire, ormai gli elementi li abbiamo anche per risalire indietro nel tempo, a 1000 anni prima della colonizzazione, per l'avvio di relazioni, rapporti, di segnalazioni di questo tipo, ma poi anche per il dopo. Dunque, un punto di contatto. Quando uscì il primo volume della storia della Calabria, 1987, mandai un articolo alla Gazzetta del Sud per segnalarne l'uscita, e poi io quell'articolo l'ho nascosto, perché chi, il proto, il direttore del Tempo, non so, ci mise un titolo o un sottotitolo, storia di una marginalità. Mi rifaccio alle parole del sindaco, storia di una marginalità. Quel titolo riflette tutta l'ignoranza, lasciatemelo dire, che ancora si ha sulla storia complessiva della nostra regione, che non è stata sempre marginale. Oggi abbiamo questo peso sul cuore di sentirci marginali, inadeguati, insufficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se si conoscesse un po' meglio la storia della nostra regione per tutto il suo lungo arco di tempo, si capirebbe che marginale non era affatto. Anzi, proprio per capire quanto non fosse marginale, ma centro, ma crocevia, veicolo, luogo di partenza anche di nuove culture e realtà, farò qualche flash, qualche breve esempio, perché più di questo non si può, ma poi qualche elemento verrà mostrato per la gioia degli occhi, più che dell'udito, ma la gioia degli occhi è importante. Io comincio a preparare la gioia degli occhi nel vedere certe cose. Questa funzione di crocevia la possiamo illustrare attraverso alcuni flash. Più di questo non posso fare. Un primo flash lo voglio dedicare alla colonizzazione stessa, che la parola sembra dire siamo stati colonizzati. Noi interpretiamo il dato in questo uso negativo che si riferisce ad epoca successiva, soprattutto alla colonizzazione dell'età moderna, con tutto quello che ha portato con sé nell'America, Sud America, eccetera, Africa. Ma ciò che noi riconosciamo come il dato più significativo, importante, tra i più importanti che la grecità ci ha lasciato, cioè la polis, la comunità che si auto-organizza, si dà le leggi, si difende, che costituisce una unità, uno Stato, per quanto piccolo, uno Stato in sé completo. Questa realtà non ce la dà né la civiltà micenea né ancora la stessa civiltà greca di contemporanea. Questa realtà nasce dall'esperienza, dall'impatto. Cos'è? Il microfono non va bene.
No, scusi un attimo, la interrompo semplicemente perché magari facciamo prendere posto ai ragazzi, sì. C'è troppa distrazione, ci sono tanti posti liberi anche qua, magari se una fila occupa, ragazzi dai, per favore sedetevi qua così facciamo continuare la professoressa. No, il filo lo riprendiamo subito. È più importante che si siedano. No, non lo perdo il filo, figuriamoci. È pane quotidiano da una vita. È anche un bellissimo colpo d'occhio vedere questa platea. Poi sono studenti di liceo, di scuole superiori, che ben possono apprezzare anche un invito alla riflessione sulla nostra terra e sul nostro passato. È importante che siano loro un nuovo veicolo di queste conoscenze. Ecco, ora forse posso riprendere. Dicevo che lo sviluppo attuale delle conoscenze anche in sede archeologica ci sta facendo capire che questo miracolo della polis, di questa comunità organizzata così eccetera eccetera, dove ha preso corpo attraverso la colonizzazione, perché solo nelle aree coloniali come quelle di Sibari e di Crotone, solo nelle aree coloniali questi gruppi che arrivavano e che prendevano possesso, togliendolo, perché erano abitate alle terre, togliendolo agli indigeni, avevano subito il bisogno di dividersi i lotti di terra, di esserne gli immediati custodi e difensori, di stabilire gli spazi pubblici per il sacro e per le necessità comuni, di stabilire dove mettere le mura di difesa, di organizzarsi militarmente, di darsi le leggi, di essere comunità. Gli scavi stanno dimostrando che allo stesso livello cronologico ancora questa stessa consapevolezza lì non c'era, si è formata nelle colonie. Quindi questo che vuol dire? Che non è una periferia dove emarginati vanno alla disperazione a vivere come possono, ma, e non sono disperati, in genere sono anche gruppi con elementi importanti della società da cui emanano, vanno con un progetto, con un disegno che devono realizzare pena il fallimento. E quindi la stessa polis, che è, diciamo, un riferimento importante anche nella cultura di oggi, all'ascito dell'antico, è qualcosa che è maturato e si è diffuso e si è imposto qui e si è riverberato anche sulla madrepatria. Non è una cosa da poco, non è una marginalità, è una centralità di esperienze che si diffonde. Non posso fermarmi più di tanto, ma voglio fare qualche altro esempio. Sibari è un esempio che noi possiamo utilizzare per parlare della sua capacità di inclusione e di innovazione, che sono due termini contemporanei di quelli di cui i politici si riempiono la bocca oggi, no? Inclusione e innovazione. Vogliamo vedere dove comincia la capacità di inclusione? Comincia a Sibari. Perché Sibari è una città che non solo ha un grande territorio, ma anche tutto un bacino di riferimento
indigeno, 4 popoli e 25 città, ci dicono, tutti intorno, che facevano parte della sua, area di egemonia, e aveva avuto la capacità di includerli in un qualche rapporto, o di alleanza militare, o di amicizia, o di commercio, li aveva inclusi, aveva dato un senso, una funzione ad ognuno di questi popoli con cui aveva capacità, e la sua cittadinanza la dava con facilità, la concedeva a chi voleva mettersi dentro la città di Sibari, e addirittura l'innovazione, aveva stabilito dei premi per chi sapesse inventare delle cose nuove e far progredire dalla cucina all'abbigliamento ad altro, con addirittura un premio della come si dice oggi, dell'uso esclusivo per un anno dei proventi di quella scoperta. Quindi innovazione, certo, era una città fuori norma, perché tutte le altre città greche erano invece gelose della loro cittadinanza, della loro autonomia, del loro territorio, del loro rapporto di superiorità rispetto agli altri, tenuti un po' più ai margini. Era, diciamo, più simile, più vicina a un altro potentato del tempo, perché Sibere realizzò lo stato territorialmente più ampio nel VI secolo, più ampio, e è rimasta la sua memoria. Perché poi alla fine di quello è distrutta, e quindi non ha avuto il tempo nemmeno di trasmettere attraverso cose scritte da sibariti stessi questa sua esperienza. È stata scritta dagli avversari, dai denigratori. Però, dicevo, a quel livello solo un altro territorio aveva questa stessa ampiezza di relazioni, di inclusione, ed era l'impero persiano, che aveva sottomesso tanti popoli, ma tutti questi popoli in qualche modo facevano la ricchezza, la potenza, il valore dell'impero persiano. E così aveva fatto Sibari. Vabbè, non posso fermarmi di più, mi basta aver fatto questo cenno. Secondo cenno, Crotone. Crotone è crocevia, proprio il termine crocevia, crocevia di esperienze culturali che vengono da lontano e che diventa essa stessa luogo di irradiazione di nuova cultura elaborata a Crotone. Mi riferisco, per flash, perché di più non posso, mi riferisco a un sapere medico che precede Pitagora, è un sapere medico che era già riconosciuto alla pari di quello che era praticato a Cnido e altrove in Grecia, ma alla pari, e che si affina ulteriormente, viene potenziato in senso più rigorosamente scientifico dalla presenza poi della scuola pitagorica, che quindi sapere medico, che poi da qui nasce tutto un sapere medico. Beh, per la scuola medica salernitana trae le sue origini da lì. Andiamo al sapere filosofico. Quando Pitagora ci arriva dopo aver fatto dei giri enormi in Oriente, presso i persiani, in Egitto, dopo aver assorbito le conoscenze di tipo religioso, di tipo astronomico, di tipo del mondo orientale. Lui è d'Asia Minore, ovviamente conosce benissimo i filosofi di Mileto, i primi filosofi, e nel suo stabilirsi a Crotone e fondare la sua scuola crea qualcosa, un filone filosofico totalmente nuovo, in cui è l'uomo, è la posizione dell'uomo nel cosmo, non più l'acqua, il fuoco, un elemento esterno, è l'uomo l'elemento centrale del ripensamento della cosmogonia, della politica, della forma dello Stato, e tutto il resto.
Non possiamo, il numero è l'elemento poi ordinatore di tutto questo insieme. Non possiamo ovviamente parlare del pitagorismo, ma del pitagorismo è figlio tutta la filosofia eleate di Parmenide, quella di Empedocle in Sicilia. Platone si reca, viene in Magna Grecia per essere, siccome non era ancora, i testi scritti non circolavano, per essere informato sul pensiero pitagorico che in gran parte rifluisce, è utilizzato come base da Platone, eccetera, eccetera. Quindi è crocevia, sì, punto d'arrivo, ma anche punto di nuova diffusione di pensiero filosofico e scientifico. Terzo elemento, sempre pitagorico, sempre Crotone, la religiosità. Accanto alla religiosità tradizionale si afferma la religiosità di tipo orfico, che è una religiosità che viene dall'Oriente, che viene dalle zone orientali, dalla zona degli Sciti, dei Traci. Questi popoli orientali credevano nell'immortalità dell'anima, quindi in un elemento divino che non muore. È quindi tutto un sistema di conoscenze, di credenze, che Pitagora trapianta a Crotone, che da Crotone si diffonde anche altrove, ma abbiamo le laminette, quella di Petilia, qual è, quella di Ipponio, ma un po' diverse sono quelle di Turi, le abbiamo a Roma, diciamo ancora un polo di irradiazione di un fenomeno religioso, culturale, che nasce nella sua forma più strutturata a Crotone. Altro flash sull'Ocri, giusto per non fare torto a nessuno, forse devo già chiudere, ma ci sono, dai. Altro flash sull'Ocri, per, nel senso sempre della crocevia e del punto di diffusione. L'Ocri è crocevia di sapienza legislativa. Zaleuco, vero, non vero, vissuto, non vissuto, certo è che qualcuno, i locresi stessi, la comunità, si è data delle leggi nella fase più antica della sua storia, perché sono leggi di VII secolo, quindi abbastanza vicino alla fondazione, e leggi che in qualche modo recepiscono quelle di Creta, di Sparta, diciamo il meglio della legislazione, che del pensiero giuridico che già i greci maturavano, ma che ha una innovazione importante, moderna. La pena dentro, lo stesso codice, una pena per ogni delitto, come è nei nostri codici attuali. La legge scritta è sottratta così all'opinabilità dei collegi giudicanti. Un'innovazione. Non a caso, anche su qui a flash, non a caso, quando Roma crea la commissione dei decemviri, legibus scribundis, perché finalmente scrivano le 12 tavole, e Roma poi fonda il diritto europeo, anche oggi quel fondamento resiste, dove manda questi decemviri a informarsi, a raccogliere spunti, suggerimenti? Li manda in Magna Grecia. Questo termine di Magna Grecia non esprime nient'altro, non esprime la dimensione geografica, esprime la dimensione culturale, la capacità di elaborazione originale, di trasmissione arricchita, come diremmo, con valore aggiunto, diremmo oggi, no? Di quella sapienza greca che era attecchita e si era sviluppata e si era irradiata di nuovo, con nuova potenzialità, verso l'Occidente. E di questa sapienza greca rielaborata in Magna Grecia erano partecipi pure le popolazioni degli enotri, delle popolazioni del territorio, perché in grande misura una forma di collaborazione e di integrazione c'è sempre stata. Non dappertutto sono spariti, non sono spariti, c'erano rimasti nelle montagne
non avevano avuto interesse i greci di cacciarli, quindi c'erano rimasti i nostri enotri, come poi ci tornano e ci sono i bretti. Volevo dire un'ultima cosa per chiudere, prima di chiudere, la straordinaria esperienza che rappresenta la fondazione di Turi, 444 avanti Cristo. Turi che prende il posto della distrutta Sibari. A Turi noi troviamo tutta l'intelligenza greca di quel momento, tutto l'entourage di Pericle sta lì. E ci sta Lampone, interprete di oracoli, e ci sta Protagora, uno dei più importanti sofisti, a scrivere le leggi. E ci sta Ippodamos, il famoso architetto di Mileto che aveva fatto il Pireo per l'organizzazione urbanistica e forse altro. Ci sta Cleandre, che è il più grande generale spartano, che deve organizzare l'esercito. E ci sta Dionisio Qualcuso, che organizza la moneta. Ma ci va anche Lisia, che è il futuro oratore. Ci va Gorgia da Leontini, che fonda l'oratoria. Ci va Erodoto, che muore poi a Turi e che si firma Erodoto di Turi, che le sue storie le ha finite di scrivere lì a Turi. Il meglio della Grecia in quel momento, in quel decennio, è racchiuso lì. Non l'abbiamo ancora trovata la tomba di Turi, speriamo che venga fuori. Però anche quello che sta venendo fuori, pezzo dopo pezzo, nonostante i problemi di subsidenza a Sibari, ci rivela questa straordinaria, le città, non tutte le città greche avevano analoghe ampiezze, analoghe edifici pubblici e così sfarzosi, eccetera. Quindi il termine di Magna Grecia, centralità, non marginalità, centralità, luogo di diffusione di idee, di cultura, di modelli di organizzazione sociale, di organizzazione politica. È importante che i nostri studenti lo sappiano e imparino a riconoscerne i segni, con l'aiuto che l'archeologia ovviamente dà, mostrando, facendo toccare con mano queste cose. Vi ringrazio. Il dottore Rubettino per l'organizzazione di questo bellissimo evento che sindaco coinvolge in maniera completa, vedo, tutta la comunità cittadina, ed è un esempio bellissimo di reti, di osmosi culturale che questo territorio diciamo mostra alla Calabria intera. Quindi Soveria Pannelli da questo punto di vista è un esempio da considerare poi in generale per tutta la Calabria. Devo dire che a me tocca veramente un compito molto arduo, perché dopo aver ascoltato la bellissima produzione della maestra, sì, posso dire, professoressa De Sensi, perché è stata mia maestra ormai insomma alcune decine di anni fa, veramente un punto di riferimento per tutti quanti noi ci approcciamo allo studio della Calabria. La professoressa De Sensi ha toccato nella sua bellissima relazione tutta una serie di elementi che poi io richiamerò, soprattutto attraverso l'utilizzo delle immagini, come diceva la professoressa, perché poi l'archeologia ci dà delle testimonianze che sono iconiche, che sono visive, che ci danno veramente la misura della grandezza di questa regione nel mondo antico. E mi pare di concordare con la professoressa parlando proprio di identità culturale come punto di riferimento per questa regione che, come sottolineava la professoressa, era al centro del Mediterraneo. Io adesso ve lo dimostrerò anche utilizzando quelli che sono i documenti archeologici che ci danno, soprattutto in una prospettiva economica, io volevo insistere soprattutto sull'aspetto economico della centralità della Calabria, perché oggi è un tema che dovremmo porre anche alla classe politica. Oggi la Calabria non è centrale non solo dal punto di vista culturale ma anche economico, e nel passato invece aveva una fortissima valenza economica,
soprattutto perché sfruttava questo ben di Dio che nostro Signore ci ha dato, che è il contesto territoriale, che ne faceva in assoluto una delle regioni più importanti dell'antichità, tanto che questa regione componeva appunto la Magna Grecia, non è un caso. Centralità della Calabria, valenza economica, ma soprattutto posizione nodale all'interno dei traffici e dei circuiti commerciali un po' in tutte le epoche. E diciamo che l'occasione mi viene anche da questa opera che pochi mesi fa ho concluso per volontà meritoria dell'editore Rubentino, che è, diciamo, un primo tentativo di sistematizzare un po' tutte le conoscenze archeologiche dell'intera regione utilizzando questa veste editoriale della guida, tra virgolette, cioè una narrazione che ci raccontasse la Calabria non solo dal punto di vista generale degli eventi storico-archeologici, ma ci desse materialmente la possibilità di percorrerla attraverso itinerari che, io volevo insistere su questo tema, non sono soltanto degli itinerari di visita, ma sono degli itinerari che sono sostanzialmente costruiti su quella che è un'omogeneità culturale delle varie aree della Calabria. Io da questo punto di vista non parlerei, permettetemi questa divagazione, parlerei soltanto di Calabria in generale, ma direi di Calabrie, cioè di tanti piccoli contesti territoriali che, ripeto, con la loro omogeneità sono stati capaci di esprimere quella che è l'importanza e la centralità poi dell'intera regione al centro del Mediterraneo. Oggi il problema è un problema veramente di prospettive politiche. Oggi l'Europa è un'Europa soprattutto di stampo culturale germanico, professoressa, cioè domina una mentalità che non è mediterranea, e quindi noi naturalmente viviamo soltanto la negatività del momento. E in questo rapido excursus che io farò, diciamo, di quelle che sono le testimonianze archeologiche più importanti della Calabria, naturalmente dovremmo parlare per ore, per giorni, se volessimo raccontare nel dettaglio tutti gli itinerari e tutte le potenzialità archeologiche della regione. Io partirei in maniera significativa soprattutto dalle testimonianze preistoriche, per sottolineare come ancora una volta questa regione aveva un'importanza assolutamente unica nel Mediterraneo. Considerare che soprattutto per l'ultima fase del Paleolitico, il Paleolitico superiore, la Calabria rappresenta, dati alla mano, uno dei più importanti contesti territoriali dell'intero Mediterraneo. Perché per caratteristiche geomorfologiche, soprattutto per la presenza di queste falesie rocciose che creano questi ingrottamenti, queste cavità naturali, sono state sede di presenze preistoriche in maniera diffusa, soprattutto appunto in epoca paleolitica. Io qui mostro alcuni di questi oggetti che sono conservati in bella mostra al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Penso ai siti importantissimi di Casella di Maida, che è poco distante, o ancora più importante il sito di Papa Sidero, che rappresenta anche lì una delle principali testimonianze, in quel caso di archeologia graffita, a noi pervenute dal Paleolitico. Ma un esempio, un riferimento anche per la tradizione degli studi, in questo caso non possiamo non richiamare, professoressa, un maestro per tutti quanti noi, il compianto professor Renato Peroni. Il professore Peroni è stato il principale studioso di protostoria europea in assoluto, il padre della protostoria europea. Ebbene, i modelli culturali e territoriali sottesi, diciamo, alla sua ricostruzione partono proprio dallo studio di un contesto territoriale importantissimo delle Calabrie, quale in primis la Sibaritide. Ora, la Sibaritide sviluppa precocemente, già a partire dal Bronzo Medio, quindi tra il XVI e il XV secolo avanti Cristo, delle testimonianze che noi oggi a tutti gli effetti possiamo considerare di proto-urbanesimo, cioè in Calabria si sviluppano le prime manifestazioni proto-urbane di insediamento umano. La Sibaritide da questo punto di vista rappresenta un elemento di particolare significato,
ancora una volta in virtù delle risorse che il territorio riusciva ad offrire a queste comunità. E il riferimento non può non andare all'olio. Ora, se consideriamo per esempio quella che è la Vulgata, che ci dice che insomma, l'olio è, arriva, la coltura dell'olivo arriva con i greci, i dati archeologici provenienti proprio dalla Sibaritide confutano in maniera chiarissima questo teorema, perché nella Sibaritide si coltivava l'olio, quindi non olio da ulivo selvatico, ma olio commestibile già 7 secoli prima della colonizzazione greca, quindi già tra il XIV e il XIII secolo avevamo olio, in questo caso le analisi fatte proprio sui vasi che provengono soprattutto dal sito di Broglio di Trebisaccia dimostrano in maniera eloquente questa teoria. Ecco qui ve li mostro, ma naturalmente non possiamo far riferimento, prima la professoressa in maniera magistrale richiamava una delle tante colonizzazioni che la Calabria ha affrontato, perché si è parlato di colonizzazione greca, ma noi non possiamo assolutamente dimenticare la colonizzazione micenea, che è un fenomeno culturale di grandissima importanza. Soprattutto gli archeologi negli ultimi anni stanno ricostruendo in maniera capillare non solo l'arco ionico ma anche sul Tirreno. Le scoperte del professore Pacciarelli a Zungri, a Tropea, proprio dimostrano questa cosa. Quindi una presenza precocissima di greci, ben 6-7 secoli prima della colonizzazione greca, le cui testimonianze sono anche materiali. Guardate in alto a destra, questi vasi sono le cosiddette ceramiche italo-micenee, non sono altro che il frutto, l'incontro di capacità artigianali, produttive di artigiani che pensate lavoravano nella Sibaritide e distribuivano questi vasi in tutto il Mediterraneo fino al mondo Egeo. Quindi ancora un elemento che ci dà l'idea della centralità di questa regione, una centralità che si esprime anche perché l'archeologia di recente sta mettendo a fuoco un'altra presenza che le fonti tradizionalmente sottendono, che è appunto la presenza della colonizzazione fenicio-punica, un altro elemento di grande novità. Io stesso ho avuto la fortuna di scavare a Temesa nell'area del Saluto elementi che richiamano, diciamo, queste presenze fenicio-puniche in un orizzonte che è sostanzialmente parallelo a quello della colonizzazione greca. Ma naturalmente queste civiltà protostoriche, siamo ancora nella protostoria, in questo caso siamo nell'età del ferro, dimostrano un livello di consapevolezza, una capacità produttiva notevole. In questo caso vi mostro le industrie metalliche della Sibaritide, questo è il cosiddetto gruppo della Sibaritide, sono i monili che indossavano queste donne indigene, che erano le grandi capofamiglia, capotribù, diciamo che la donna ha avuto e lo ha ancora oggi, insomma, un ruolo rilevante nella gestione non solo della famiglia ma anche dell'organizzazione antica. Noi uomini facciamo finta che contiamo qualcosa, ma in realtà non è così. In questo caso le necropoli della Sibaritide ci danno proprio un'idea dell'importanza e della valenza dell'elemento femminile nella gestione, diciamo, di queste comunità attraverso questi bellissimi monili. Un caso significativo da questo punto di vista è la bellissima necropoli di Francavilla Marittima, che tra le ultime è interessata da ricerche recentissime e stanno riportando alla luce corredi e situazioni anche con, diciamo, un approccio metodologico nuovo, molto più aggiornato, che ci permette di meglio conoscere queste popolazioni. E poi per rimanere a uno dei tanti riferimenti che la professoressa faceva, il problema della colonizzazione sarebbe un discorso molto complesso, professoressa, ma consideriamo quelli che sono i temi dell'Odissea, per esempio, e quindi della narrazione omerica, appunto del ritorno di Odisseo a casa. Ebbene, se noi leggiamo con attenzione l'Odissea ci rendiamo conto che questo ritorno verso Itaca, per chi la conosce, è un'isola che sta praticamente di fronte alla Puglia, e in realtà fu un ritorno un po' una peripezia, perché in realtà Odisseo attraversa un po' tutto il Mediterraneo, secondo la narrazione, ma l'archeologia da questo punto di vista
ci fa capire come questo evento, che probabilmente racconta una realtà dell'VIII secolo avanti Cristo, non sia altro che il racconto che giustifica in qualche modo la colonizzazione di una parte rilevante della Magna Grecia ad opera di una particolare etnia di coloni greci che arrivarono in Magna Grecia, che sono i calcidesi. Ecco, i calcidesi da questo punto di vista, come vedete nelle piante, toccano una serie di insediamenti. Noi conosciamo l'area del Golfo di Napoli, Ischia, Pitecusa, Cuma e poi Messina, Catania, Leontino, tutta la costa ionica siciliana. Ebbene, se andiamo a vedere quella che è la narrazione della saga di Odisseo, ci rendiamo conto come, guarda caso, quelle aree interessate dalla colonizzazione calcidese sono anche quelle raccontate nell'Odissea, e quindi in qualche modo ci riportano a una realtà archeologica molto significativa, che naturalmente utilizza anche un altro segmento minore, diciamo, della ricostruzione storica, che sono i nostoi, ancora una volta racconti che hanno, come vedete, una centralità significativa proprio in Calabria, penso a Polites, a Draconte e a tutti i miti connessi agli insediamenti tirrenici della Calabria. E da questo punto di vista, una delle più importanti scoperte degli ultimi decenni è proprio il sito di Temesa, tra Serraiello, Campora San Giovanni, Nocera Terinese, un sito al quale sia io che soprattutto la professoressa abbiamo dato un contributo sostanzioso alla scoperta e anche alla definizione delle problematiche archeologiche e anche storiche. Questo è il sito di Cozzo Piano Grande di Serraiello, la bellissima necropoli di Serraiello, che è una delle pochissime, l'unica necropoli calabrese che ci ha dato gli ori archeologici in un orizzonte appunto di VIII secolo. Questo a darci un'idea di quanto importante fosse questa comunità, la comunità di Temesa, l'unica nominata e sicuramente ubicabile in Calabria, appunto nel primo libro dell'Odissea. Questi sono i corredi di questa splendida necropoli, questa è la tomba della principessa di Temesa, all'interno dei quali corredi abbiamo delle influenze evidentissime, dei rapporti evidentissimi con il mondo etrusco-villanoviano, cioè la Calabria ancora una volta al centro del Mediterraneo, anche nei traffici commerciali con le genti etrusche che erano interessatissime alla Calabria tirrenica. O un esempio, diciamo, minore, ma solo perché scavato qualche decennio fa, è quello di Torre Galli, peraltro pubblicato proprio da Robertino e da Lirace. Ecco, questo invece è il sito è l'area di presenza dei siculi, siamo nella Locride protostorica, un'altra area molto significativa della Calabria dal punto di vista archeologico, con degli elementi che richiamano ai rapporti, diciamo, anche etnici con la Sicilia protostorica. Ma andiamo avanti nella nostra ricostruzione. Vi dicevo, la Calabria è sede, come diceva la professoressa, di popoli, di presenze, gli enotri del Golfo di Policastro, in questo caso siamo nel Golfo di Policastro, nell'Alto Tirreno Cosentino, il sito di Tortora, la presenza di una di queste comunità. E vedono, volevo fare liberare l'immagine per loro. La presenza di una di queste comunità indigene che aveva un rapporto di ciumachia, di alleanza quasi paritaria con i greci, in questo caso proprio con i greci richiamati dalla professoressa, con i sibariti, con il grande impero di Sibari, e addirittura indigeni che abitano la Calabria settentrionale, che stipulano un accordo di filia, di alleanza, di amicizia strutturale, un accordo addirittura depositato presso il santuario di Zeus ad Olimpia. E le monete di questa popolazione che invece ci... No, cosa ho combinato? Certo. No, e che ci richiamano attraverso questo simbolo, Dioniso, il Cantaros, il grappolo di oliva, quella che è l'icona, diciamo, della cultura simposiaca nel mondo greco. Ecco qui alcune di queste necropoli. Questa è la necropoli di Tortora, dove convivono elementi della tradizione indigena enotria ed elementi della tradizione greca, perché prima la professoressa ha dato, diciamo,
lustro e ruolo ai greci, ma noi non dobbiamo dimenticare una presenza notevole anche dal punto di vista numerico delle genti indigene, in alcuni contesti sicuramente largamente maggioritaria rispetto all'elemento greco, che in un processo mirabile di osmosi, di fusione, hanno prodotto quella che è la civiltà magno-greca. Io ricordo che i coloni che hanno fondato Sibari, Crotone e Caulonia provengono da una delle aree della Grecia in assoluto più povera e più derelitta, che è la Caia. Non sarà sembrato vero loro di arrivare nella Sibaritide e nella Crotoniatide, di occupare territori così ricchi che ancora oggi trasudano, diciamo, dal punto di vista territoriale, della loro ricchezza, delle loro potenzialità. E poi come non richiamare quelle che sono le testimonianze, le icone, diciamo, della presenza greca. In questo caso abbiamo dei massimi esempi, sono esempi scultori che ci rimandano al mondo greco, sono originali di V secolo, arrivati fortuitamente a Riace e forse proprio per un naufragio sfuggiti al loro inesorabile destino, che è quello di essere diffusi. Noi conosciamo pochissimi originali bronzi, che in genere i bronzi venivano diffusi. Questi due elementi che sono diventati, io questo lo voglio sottolineare, un'icona forse anche abusata della Calabria, perché la Calabria non è solo bronzi di Riace, vero dottore Cavallaro, ma è anche altro. Rappresentano, ciò nonostante, un elemento veramente significativo, ripeto, della centralità della Calabria, che anche in un percorso lungo le rotte di smaltimento e di rifunzionalizzazione di questi bronzi, ovviamente era un percorso assolutamente centrale. E poi un richiamo a quella che è l'archeologia delle grandi colonie. Partiamo da Sibari e le grandi testimonianze archeologiche che provengono da Sibari, la struttura abitativa, soprattutto nella fase classica. La professoressa prima ha parlato della grande esperienza della città di Turi. Ebbene, la città di Turi non è solo un modello dal punto di vista culturale, ma è anche una sperimentazione dal punto di vista urbanistico. Considerate che il sistema ippodameo proprio a Turi trova una delle principali elaborazioni teoriche e pratiche. Cioè, da questo punto di vista è triste oggi, permettetemi, andare alla Marina di Sibari e vedere come Turi, che nel passato rappresentava l'esempio dell'urbanizzazione, le realtà moderne siano completamente destrutturate dal punto di vista urbanistico. Quello purtroppo è un problema che ci tocca. E proprio di recente, io volevo richiamarlo, non ho messo una diapositiva, a Sibari sono state rinvenute delle testimonianze di un edificio di culto al di sotto della platea, con delle terracotte architettoniche che trovano confronto in uno dei tesauroi scoperti a Delfi, che probabilmente era il tesauros dei Sibaridi. Cioè a Delfi, nel più grande santuario della grecità antica, c'era la città di Sibari che, diciamo, con una posizione assolutamente privilegiata, aveva fatto costruire un santuario lungo la via sacra verso, appunto, il tempio principale di Delfi, appunto attraverso la munificenza dei Sibaridi. Purtroppo la Calabria storicamente nei secoli ha goduto sempre di una propaganda negativa, questo ce lo dobbiamo dire. Anche probabilmente nella fase arcaica non si dà il giusto merito a Sibari, che Sibari per alcuni decenni competeva assolutamente per ricchezza, per importanza politica e strategica con addirittura la città di Atene. E con l'esperienza di Crotone, di cui per la verità sappiamo poco tutto sommato per la sovrapposizione della città moderna, la professoressa prima ha celebrato la valenza filosofica, medica appunto dei cittadini illustri di Crotone. E qui invece siamo a Caulonia, che è un'altra importantissima città del mondo greco della costa ionica, dalla quale soprattutto grazie alle più recenti ricerche provengono tutta una serie di testimonianze, soprattutto dell'archeologia sacrale, degli edifici sacri di questa città, che dimostravano ancora una volta quanto questo centro fosse baricentrico. Qui vi mostro non solo la fase arcaica, ma anche la bellissima fase ellenistica di questa città, con queste case di Caulonia di età ellenistica, che sono un po' un enigma, che sembrerebbe anche qui
una sorta di primogenitura in Calabria anche dal punto di vista dell'edilizia domestica nel IV secolo. Cioè in questo sito si configura l'utilizzo di modelli architettonici e soprattutto di decorazioni che, pensate, sembrerebbero precedere un po' quello che è il panorama mediterraneo, quindi a Caulonia sperimentazioni importanti anche dal punto di vista dell'architettura domestica. E poi l'importantissima città di Locri, con tutti i santuari, con tutta la ritualità che interessa questo centro, che ha ancora una volta una forte pregnanza indigena, questa volta sicula, attraverso i grandi monumenti, penso al teatro e i santuari. Vi mostro il tempio ionico di Marasà, ma anche altri elementi, e soprattutto queste bellissime terracotta, queste bellissime sculture che ci rimandano a un mondo rituale che è collegato soprattutto al culto di Demetra e Core, che dà poi quella che è l'essenza della Calabria, la vocazione agricola, la capacità produttiva che noi oggi abbiamo perduto. Lo dobbiamo sottolineare, perché in passato questa regione, in epoca arcaica, le anfore sibarite piuttosto che quelle crotoniate erano quelle in assoluto più diffuse nel Mediterraneo, perché beni quali l'olio, il vino calabresi circolavano in tutto il Mediterraneo in maniera assolutamente maggioritaria, cioè da queste aree si produceva e si vendevano i beni che poi costituivano la ricchezza di base, perché al di là di tutto non dimentichiamo che poi sono le dinamiche economiche che fanno l'importanza dei contesti e quindi che hanno trasformato la Calabria in Magna Grecia. E l'area archeologica di Vibo, in quanto subcolonia di Locri, caratterizzata dagli stessi elementi sacrali e cultuali, io qui richiamo soltanto alcuni elementi, i bellissimi depositi votivi di Scrivia ci danno un'idea, appunto, ancora una volta, dell'importanza, le laminette alle quali faceva riferimento la professoressa, o ancora un itinerario che è dedicato al territorio della piana di Gioia Tauro, con le testimonianze archeologiche più significative, Metauros e Medma, le due grandi città della piana, anche loro colonie, con ancora una volta testimonianze relative al culto delle città greche locresi della costa tirrenica, o il caso della città di Reggio Calabria, per la quale tutto sommato conosciamo pochi documenti, il museo di Reggio Calabria, che oggi è al momento uno dei musei più visitati in Italia, quindi anche da questo punto di vista abbiamo tutta una serie di elementi importanti. Ma come vi dicevo, per arrivare velocemente alle conclusioni, io volevo richiamare soprattutto la funzione di alcuni siti che sono iconici, sono simbolici: il santuario di Capocolonna, Crotone, che è un santuario importantissimo per tutta la Grecia, è un punto di riferimento nella navigazione, anche perché il promontorio di Capocolonna sta proprio in un punto nodale. Anche quello è un simbolo, diciamo, della Calabria, che non ha grande attenzione verso i beni culturali, perché Capocolonna è stato per decenni sfregiato, insomma, in vario modo, pur conservando quella che è l'identità culturale greca all'interno del contesto calabrese. Questo è l'area del santuario, con appunto i templi principali e soprattutto Katagogion e Estiatorion, cioè i luoghi dove i fedeli mangiavano e riposavano, quindi diciamo santuari alla maniera di Lourdes, di Medjugorje, eccetera, quindi santuari che avevano una valenza assolutamente ultra quasi mediterranea, diciamo, perché frequentate, pensate anche dalle genti, dai sardi, ci sono testimonianze che ci rimandano a orizzonti molto lontani anche dal punto di vista culturale. Ecco qui alcuni di questi oggetti del tesoro di Era, la barchetta nuragica, che rappresentano appunto un segno della presenza. Immaginate, in un orizzonte di VI secolo, questo santuario a Capocolonna arrivava praticamente gente da tutto il Mediterraneo a rendere grazie ad Era, che è la divinità tutelare, diciamo, degli Achei. E ancora il santuario di Francavilla sul timpone della Motta, con le bellissime testimonianze archeologiche, dai rilievi fino agli oggetti metallici e soprattutto gli ex voto
in terracotto, ancora altri elementi che provengono da questo sistema dei santuari sparsi della Sibaritide, perché prima la professoressa faceva riferimento a un modello territoriale, l'impero di Sibari, che si autoreggeva utilizzando anche le forme del culto, così come succede ancora oggi, non vorrei sembrare blasfemo. Ma da questo punto di vista questi santuari in qualche modo agglutinavano queste popolazioni indigene al mondo greco, e qui abbiamo testimonianze che provengono da San Sosti, questa è l'ascia che sta al British Museum, o da Rosio, o ancora da Montalto e Roggiano, il santuario di Temesa, o ancora un altro simbolo della presenza di un'altra etnia in Calabria, che sono le genti italiche, in questo caso i Bretti, il santuario di Apollo Aleo a Cirò, un santuario in un'area liminare di confine tra il mondo della città di Sibari e quello della città di Crotone, soprattutto il santuario eletto dai Bretti, da queste popolazioni che poi i romani in qualche modo dispregiativamente cominciarono a chiamare brutti, poi vedremo anche perché, un santuario dove sono evidenti le presenze italiche a partire dal III secolo a.C. Questa è la famosa testa, l'acrolito di Cirò. Ecco, mi dicevo dei Bretti e dei Lucani, perché in Calabria esiste anche una presenza italica significativa. I Bretti caratterizzano la Calabria già a partire dalla metà del IV, i Lucani a partire dalla fine del V. Queste sono alcune delle testimonianze materiali. Questo è il mondo lucano, vengono ancora una volta dal Golfo di Policastro con i bellissimi corredi, il corredo della città lucana, della tomba camera di Laos. O ancora le città lucane e Bretti di Calabria utilizzano il modello ippodameo nella costruzione delle città, quindi queste città non solo sono fortificate ma hanno anche un impianto regolare per platei e senopoi. La città di Cosenza, che era metropolis tombrettiano, quindi la capitale di questo grande impero, la presenza relativa ai Bretti in vari contesti territoriali, Tiriolo piuttosto che Crichi, Cosenza, e poi il sistema territoriale che riguarda soprattutto la costa ionica cosentina, con gli abitati fortificati di Castiglione, di Paludi, Cariati, eccetera. Una novità anche della ricerca che ho proposto per i tipi editoriali di Rubettino è il fatto di aver messo finalmente a sistema anche le presenze archeologiche nelle aree montane della Calabria, perché la Calabria è stata occupata tutta, è occupata la Sila, è occupato l'Aspromonte, è occupato il Pollino. Io vengo proprio ieri da una ricerca che stiamo conducendo a Laino, dove abbiamo trovato l'ira di Dio, quindi diciamo tutte le aree, anche quelle interne, avevano una centralità perché erano fonte di sostentamento economico. Questa è l'area della Sila, il lago Cecita, dimostrato dalle ricerche degli ultimi 20 anni, quell'area frequentata senza soluzione di continuità dalla preistoria, dal paleolitico fino all'età medievale, quindi recenti acquisizioni. L'area dei Tauriani, questa etnia particolare, questo gruppo etnico particolare di Bretti che occupa la piana di Gioia Tauro, Palmi in particolare, questo è il sito di Tauriani, sito dal quale provengono ancora una volta testimonianze archeologiche di un valore veramente incredibile, perché questi vasi che vi mostro, la coppa di Tresilico, i bronzi di Palmi, il letto che viene dal sito di Tauriani, dimostrano ancora una volta come le popolazioni che vivono in Calabria, anche le popolazioni indigene, acquisiscono modelli culturali che fanno sì che queste popolazioni possano, diciamo, avere una sorta di primogenitura anche dal punto di vista proprio delle testimonianze in tutto il Mediterraneo, anche in orizzonti culturali più bassi e cronologici più bassi, terzo e secondo secolo avanti Cristo. E poi una ricerca alla quale io sono particolarmente affezionata, la presenza di un indicatore che invece ci porta in una prospettiva marina, costiera, marittima, la presenza di questo particolare elemento che sono i cosiddetti piatti da pesce, cioè piatti per il consumo del pesce, che rispondono sicuramente a una tradizione che è mediterranea, ma in primis fenicio punica, quindi cartaginese. Ebbene, in Calabria esistono decine di attestazioni, come vedete, di piatti che provengono soprattutto dalle coste tirreniche, che dimostrano un'abitudine, una consuetudine al consumo del pesce in epoca ellenistica tra IV e III secolo, che appunto non può
che dimostra chiaramente le relazioni con il mondo cartaginese, relazioni che noi abbiamo anche attraverso le anfre o ancora questi grandi contenitori che servivano a trasportare il tonno salato. Perché ancora una volta, se la Calabria oggi ha una primogenitura dal punto di vista commerciale, la commercializzazione del tonno non è un evento recente, ma risale a un'antichità che appunto è italica e poi romana e che si è consolidata come punto di riferimento. Considerate che i romani erano particolarmente ghiotti di questa salsa, il ghiarum, prodotta con le viscere soprattutto dei pesci azzurri che veniva fatto fermentare eccetera, veniva utilizzato come salsa. Ebbene, il ghiarum era particolarmente apprezzato, soprattutto quello che veniva dagli stabilimenti produttivi calabresi. La via Popilia, il significato di questa grande direttrice che in età romana traccia il territorio lungo e largo, e le testimonianze che noi raccogliamo anche attraverso quelle che sono le principali città di età romana. Ecco, qui ci sono alcuni di questi itinerari: dalla costa, Cirella, Blanda, l'area di Paola, quindi tutte le presenze romane, Temesa, qui siamo ad Acquamia di Coringa, ancora le bellissime ville, le bellissime domus del territorio di Vibo. Vibo è una delle città più importanti in assoluto in età romana. Poi Tropea, le testimonianze materiali che vengono dal territorio del Vibonese in età romana, le testimonianze romane dalla città di Reggio, vado molto velocemente, ecco, ve le mostro. La villa di Casignana, che risponde a uno dei prototipi della villa tardoantica nel Mediterraneo, uno dei massimi esempi di strutture residenziali e produttive in età tardoantica, tra IV e VI secolo d.C., e poi Locri, Gioiosa, fino a Scolacium, che è uno dei principali siti archeologici romani dell'Italia meridionale. Scolacium, ancora una volta Crotone, e le ville di Larderia, alla fine il sito di Coppia, la fase romana di Sibari. Io volevo concludere, sono le ultime due diapositive, richiamando ancora una volta quello che è il potenziale economico di questa regione in tutte le epoche. La professoressa prima in maniera magistrale ha parlato soprattutto della fase greco-arcaica. Abbiamo fatto riferimento alla città di Turi, quindi alla fase classica. Io ho fatto riferimento alle popolazioni italiche nel IV, nel III secolo, nel II secolo, i tauriani, quindi la capacità anche di rigenerarsi di queste popolazioni italiche, di assurgere a un ruolo anche economico. Ebbene, in età romana e tardantica la Calabria continua a essere una regione nodale per i traffici e per l'economia di questo vasto impero. Un indicatore che noi archeologi utilizziamo sono soprattutto le anfore. Io volevo fare riferimento a questo particolare tipo di anfore, che sono le anfore K52, che sono dei piccoli contenitori anforici che hanno una capienza molto ridotta, in genere tra gli 8, 10, 12 litri. Ebbene, questo contenitore anforico è, pensate, il più diffuso nel Mediterraneo tra il IV e il VI secolo d.C. Negli anni gli archeologi hanno pensato, ora che fosse prodotto in Oriente, ora che fosse prodotto per qualcuno addirittura in Africa, poi si è parlato di Sicilia, oggi ormai si è concordi sulla base di analisi archeometriche nel dire che questo contenitore è una produzione soprattutto della Calabria costiera, ionica e tirrenica. Ebbene, questo contenitore, io qui vi mostro una carta con i principali siti dai quali vengono rinvenimenti di questo contenitore, ce ne sono tantissime, soprattutto nella zona intorno a Reggio Calabria, trova conferma in una bellissima lettera di Cassiodoro dalle varie, la 12.5, dove si descrive la ricchezza di una città, che è la città di Scolacimo, agli inizi del VI secolo, e si dice come sostanzialmente questa città fosse sede di ogni ricchezza, perché si parla di uliveti, si parla di vigneti rigogliosissimi. Ebbene, questa è
una testimonianza abbastanza significativa di come la Calabria tradizionalmente abbia vissuto una propaganda negativa. Considerate che la Calabria in epoca romana, tardoromana e alto medievale veniva considerata una sorta di terra di rovina, insomma di rudere, anche nella percezione delle fonti e soprattutto nell'immaginario degli archeologi che per decenni hanno trascurato questa fase. Non è così, ce lo insegnano tanti esempi importanti. Parlando di Squillace, di Scolacium, non possiamo fare riferimento a Cassiodoro, che invece ha avuto una centralità proprio nella cultura mediterranea in senso molto più ampio. E io chiudo, questa è l'ultima diapositiva, facendo riferimento a un altro elemento che secondo me è molto significativo della valenza archeologica della Calabria. Questa è la sinagoga di Bova Marina. Ebbene, la sinagoga di Bova Marina è un grande edificio di culto ebraico costruito probabilmente agli inizi del secondo secolo d.C., che si sviluppa e si arricchisce tra terzo, quarto, quinto secolo d.C. e che è legata a una delle prime migrazioni storiche, diciamo, o una delle prime ondate che hanno interessato proprio la costa ionica della Calabria, perché per i greci, e questo c'è una fonte che lo dice, professoressa, mi aiuti, la Calabria era grassa nell'immaginario di queste, ma anche degli ebrei che da questo punto di vista ci vedono lontano molto prima di molte altre etnie, e quindi la sinagoga di Bova, con tutta la sua specificità, con tutte le sue peculiarità, è secondo me un'icona abbastanza significativa di quella che è la varietà culturale, etnica, ma anche una chiave importante delle potenzialità economiche che questa regione, in tutte le epoche, dalla preistoria fino al tardo antico, è riuscita ad esprimere. Vi ringrazio. Bene, ringraziamo noi la professoressa De Sensi Sestito e il professor Mollo per questi due dottissimi e interessantissimi interventi e vi diamo appuntamento agli altri eventi della giornata di Sciabaca. Oggi pomeriggio alle 4:30 presso il Tirapuscion ci sarà Chicchi di Viaggio, un incontro con Daniele Rossi, imprenditore calabrese che racconterà dei suoi viaggi all'interno del Mediterraneo, alla ricerca di miscele pregiate di caffè. Anche questo è interessante, no? Il Mediterraneo e l'Atlantico, potremmo dire. Poi alle 18 ci vedremo di nuovo qua per la lezione magistralis di Francesco Sabatini. Francesco Sabatini è un intellettuale raffinatissimo, glottologo, linguista, autore del Sabatini Coletti, giusto per intenderci, uno dei più famosi dizionari della lingua italiana, e qua terrà un incontro sul viaggio delle parole. E alle 20, subito dopo l'incontro con Sabatini, che comincerà puntualissimo, quindi vi preghiamo di essere puntuali, alle 20 ci sarà l'inaugurazione delle mostre presso le ex industrie Rubettino. Ci saranno tre mostre allestite. Una è una mostra molto interessante che si chiama Designing Grand Tour, cioè è la mostra che nasce da un progetto con il quale alcuni designer nei mesi passati hanno girato la Calabria, hanno disegnato la Calabria a modo loro, e da questa loro visione della Calabria sono nati degli arazzi che metteremo in mostra questa sera. E poi ci saranno due mostre fotografiche, una di Antonio D'Agostino, una mappa visiva della Calabria secondaria potremmo dire, e un'altra mostra sarà una mostra molto particolare perché è una mostra sul ghiaccio mediterraneo. Ogni volta che si parla di Mediterraneo si parla di sole, di ulivi, e questa sera invece ci sono le foto del nostro Michele Peronace, faremo vedere delle foto di ghiaccio in Calabria, di ghiaccio mediterraneo. Dopo le mostre alle 9:30 ci ritroveremo di nuovo qui per un evento per noi molto significativo, perché ci sono 10 anni dalla pubblicazione di Anime Nere, il bestseller di Gioacchino Criaco, dal quale è stato tratto anche il bellissimo film per la regia di Francesco Munzi.
e sarà un'occasione per discutere anche dei rapporti tra cinema e letteratura. Avremo anche modo di vedere un inedito backstage di Anime Nere. Tra l'altro vi anticipo che in questi giorni è in uscita l'edizione americana di Anime Nere, quindi per noi sarà una doppia occasione di festeggiare. Bene, grazie ancora, grazie a voi tutti e ad oggi pomeriggio.